Buonasera. Allora, eccoci sulla seconda parte. Siamo della missione Cenote, dell'area Cenote. Allora, siamo su Lara Croft Shadow of the Tomb Raider. Vediamo cosa resta da prendere di questa zona. Abbiamo completato il 73%, manca un campo, due kit di sopravvivenza, una sfida da completare, una reliquia da prendere, due documenti da prendere. Sono tutti qui. Oh, qui c'è il campo, l'abbiamo preso questo. Ok, la tomba. Ancora siamo all'interno della tomba. Quindi dobbiamo uscire. Qui c'è la sfida massimo rispetto da finire. Abbiamo preso due campi base, ne manca uno. Ne manca Tempio della montagna, Cenote. Cenote, questi sono ancora da prendere. Allora, dobbiamo entrare in quel passaggio stretto lì. Questo passaggio stretto. E troviamo, vediamo qui, della polvere da sparo, questo ragno, questi materiali. Andiamo a sinistra e ci infiliamo in quel tunnel basso. Allora, ci prepariamo a uno scontro armato. Cambiamo arma. In questo momento non possiamo cambiare. Torniamo un attimo indietro. Impostiamo un'altra arma. Verso l'arco. Pistola silenziata.
fucile mitragliatore e fucile a pompa. Usiamo andiamo sulla precisione, usiamo la pistola silenziata. Di qua è chiuso. Ha preso il fucile. Pensavo che fosse ancora il filmato. Non mi sono accorta che era finito il filmato. Shit. Tirano con le frecce. Time to move. Bene. Sembra che le ondate siano finite. Ok, adesso dobbiamo fare prendiamo tutto quello che possiamo raccogliere. Questo è pieno. Qui. Pieno.
facciamo esplodere questi contenitori verdi. Possiamo usare anche l'arco. Possiamo andare su di qui. È un'effigie sulla sinistra. Tiriamo. Abbiamo buttata giù, quindi la terza l'abbiamo presa. Lì sono dei funghi. Andiamo avanti qui. Vediamo la mappa. Sopra.
should still turn. Usciamo di là. All right, what now? If the water's supposed to pass through here, so can I. Usciamo qui, a destra. Prendiamo i materiali. Ci mettiamo 18. Ci avviciniamo. Prendiamo la reliquia. Alla nostra destra. Il rosario delle Brigidine. Un rosario. Lo vediamo. Nella serie Il Missionario. Rosario delle Brigidine. This rosary has 6 decades instead of the usual 5. A very ornate example of the Brigantine version. There appears to be an engraving. Riduciamo la sensibilità di mira. Vediamo adesso.
This rosary has 6 decades instead of the usual 5. A very ornate example of the Brigantine version. There appears to be an engraving. No, è uguale la velocità. Non si riduce. This rosary has 6 decades instead of the usual 5. A very ornate example of the Brigantine version. There appears to be an engraving. Andreas Lopez. Abbiamo preso la reliquia.
dobbiamo girare la ruota finché la parte aperta della ruota deve essere in acqua. Something's blocking this. Ci sono dei detriti che bloccano il passaggio. Something must be blocking the mechanism. To rotate it myself. Adesso. Andiamo qui e ci mettiamo con la schiena rivolta verso questa grotta, quindi così come siamo messi.
E dobbiamo andare verso il kit di sopravvivenza. Teniamo la sinistra. Bene qui, c'è una trappola. Tagliamo il cavo. No. Avviciniamo così. To find a way across. Strano 7. Della serie Porte dell'Infinito. Dell'Inferno. Porte dell'Inferno. Diario di T. Serrano 7. Undated. Strange warriors pursued us through the caverns. We moved quickly, too quickly for an accurate description. Most of the soldiers fell in battle. They were valiant, but outmatched and outnumbered. Eventually, Lopez, I, and a single surviving soldier reached a magnificent temple. I cannot imagine how the people managed to build such a structure so deep underground. A massive door blocked our progress. Lopez, his voice frantic and breaking, ordered Perez, the last remaining conquistador, to stand guard while we worked on the mechanism. The door began to roll open.
Our celebration of success was drastically cut short by the dying screams of Perez. The sound haunts me still. Sotto è pieno di punte, eh? Saltiamo qui. Siamo a sinistra sulla parete scalabile. Scendiamo un pochino. Dobbiamo raggiungere la stretta base, il terrazzo. Scendiamo un altro po'. Have to find a way across. Documento preso. C'è un altro documento. Diario di Ricky Serrano 6. Porte dell'inferno. Diario di T. Serrano 6. 1st of December 1603.
A strange noise woke me in the middle of the night. I found Lopez still staring at the fire, though now it was nothing but coals. I asked him if he'd heard the noise as well, but all he did was grunt. I wrapped a blanket about his shoulders and built up the fire again. Then I sat and listened. Far off shrieks and hisses, likely distorted by the twists of the caverns. But underneath all those sounds, I heard a faint thrum. I've heard something like that before, but rarely, and only when in the deepest of prayers. It sounded like the voice of God. Siamo qui. Prendiamo materiali.
Saltiamo sulla parete scalabile. Scendiamo un pochino. Look at all this. What's behind that door? Ha trovato un altro ingresso. L'occhio del serpente sblocca l'entrata. Andiamo verso le ruote di legno. Possiamo salire qui o là. Invece di andare a destra andiamo a sinistra.
Andiamo a prendere quel kit di sopravvivenza che si vede. Questo. Ci avviciniamo qui, vediamo che si mette in guardia. E da qui vediamo che c'è, laggiù c'è qualcosa. Ha preso il fucile a pompa, ma noi invece usiamo questo. C'è ancora qualcosa? C'è l'effigie da buttare giù. Andiamo a vedere questi corpi appesi, come sono stati torturati, sono stati letteralmente impalati. Vediamo questi.
palo che gli passa giù e gli esce dalla bocca. Anche quello. Si può salire. Saliamo qui sulla scala. Avviciniamo. I'll need to tether that middle snake spigot to the crank. I'll need to tether that middle snake spigot to the crank. Andiamo sulle scale. To tether that middle snake spigot to the crank. I'll need to tether that middle snake spigot to the crank. Avviciniamo a questa manovella e ci sono queste 1, 2, 3 teste di serpente. E da una di queste esce dell'acqua. Questa. Avviciniamo la manovella. Sono
tutte quante munite di corda. Tiriamo a questa. Vediamo la manovella. Finché non è girata a destra così. I can use that middle snake spigot to climb and destroy the debris. Saltiamo. No. I can use that middle snake spigot to climb and destroy the debris. L'abbiamo girata verso sinistra, dobbiamo girarla verso destra.
saliamo sulla testa. Attenzione che sopra c'è qualcosa. I can use that middle snake spigot to climb and destroy the debris. All right. È bloccata. Distruggiamo questi pezzi di legno. I'll need to use the crank to position the spigot so the water flows to the wheel.
I'll need to use the crank to position the spigot so the water flows to the wheel. I'll need to use the crank to position the spigot so the water flows to the wheel. I'll need to use the crank to position the spigot so the water flows to the wheel. Now I'm getting somewhere. Dobbiamo mandare l'acqua di là dove è quell'altra testa. This'll do. Almost done.
Where are they all coming from?
Thank you.
I'll need to tether that snake spigot to the crank. I'll need to tether that snake spigot to the crank. This is promising. I need to remove the debris from the snake spigot. I'll need to remove the debris from the snake spigot.
I'll need to remove the debris from the snake spigot. I'll need to use the crank to position the spigot so the water flows to the wheel. Thank you.
These figures, they look like those creatures, but they're graceful. Yashil, goddesses of protection. The silver box of Ishel was forged in paradise and brought to earth. Did those creatures make the box? Neither false gods nor zealots shall be allowed to pass. They're protecting it. Is that why they fought me so viciously? Here they keep the box until the sun's renewal. Here. It has to be here. An eclipse and a heron. Like the tattoos on Onuratu's arm. But where's the box? Foreshock. Maniwara torna a Paititi. Thank you.
Abbiamo sbloccato tomba del cenote. Quindi abbiamo sbloccato tutti e tre i campi base. Presi tutti i documenti, presi tutti i kit di sopravvivenza, abbiamo preso tutto. Andiamo avanti. Finally, I made it. Seguiamo il sentiero così, saltiamo dall'altra parte. Abbiamo materiali, la vena d'oro. Andiamo sulla parete scalabile. Andiamo giù. Bene. Andiamo su. E più su di così non possiamo andare. Andiamo a destra. Per arrampicarsi su pareti a strapiombo è necessaria l'attrezzatura da arrampicata estrema.
perché praticamente dobbiamo andare lì sulla parete scalabile che è sopra di noi. Ci spostiamo di qua così e saltiamo là su quella base. Andiamo in questa fessura. Abbiamo trovato un accampamento. I can use these to climb out of here. Abbiamo trovato dell'attrezzatura da arrampicata estrema. Ci sono dei rampini da mettere. Nuova attrezzatura ottenuta. Avviciniamo al ciglio. Della tenda. Saltiamo là sulla base. Mamma mia. E andiamo su. Adesso possiamo saltare. Nuove altitudini. Abbiamo sbloccato il trofeo. Nuove altitudini. Seguiamo il sentiero. Siamo su questo.
51% completato. Ci arrampichiamo sulla parete alla nostra sinistra. Salto laterale da strapiombo. Mamma mia. Vediamo se possiamo scendere ancora. Basta, questo è il massimo. Yes. Dobbiamo appenderci al soffitto.
I'll have to jump. There's no other way. Dobbiamo saltare di là. Mamma mia. Casa. I'll have to jump. There's no other way.
Bene. Siamo quasi arrivati alla fine. Andiamo giù. Andiamo qui dove c'è questa. Andiamo alla bolla d'aria. Lì. Piranha. Dobbiamo scendere laggiù, Vediamo il percorso che fanno i piranha. Ok, adesso. E su qui. Forza. Siamo fuori. L'obiettivo è lunga vita alla ribellione. La città segreta, Paediti. Qui c'è la casa di Onorato, l'obiettivo. Qui abbiamo dei documenti da prendere della Giada. Ci fermiamo qui. Un accampamento vicino. Ok, ci fermiamo qui, buona serata, arrivederci.